That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning. What happened? Well, I was in the PATH train, and there was a huge explosion sound. Everyone came out. That a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Quando sei sul punto di morire, non pensi tanto alle cose che hai, ma alle persone che perderai. Perché le cose importanti nella vita non sono cose. I just want to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you always. Il problema è che mentre viviamo ce ne dimentichiamo e ci rendiamo conto di quanto sono importanti sempre quando le stiamo per perdere. Alla fine della vita rimpiangiamo più le cose che non abbiamo fatto di quelle che siamo riusciti a fare. E questo vale soprattutto quando si parla delle persone per noi importanti. La cosa bella è che durante il corso della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il destino delle cose. Con una telefonata, una parola di conforto, perdonando chi ci ha fatto soffrire o dedicando del tempo a chi ci ha fatto gioire. Ma a volte è troppo tardi. E il tempo è sempre puntuale a farci capire cose importanti in ritardo. Ricorda queste parole la prossima volta che starai per litigare con una persona che ami. Ricordale quando non risponderai alla telefonata di una persona cara. Ricordale quando deciderai con chi spendere il tuo tempo. In molti dicono che il tempo passa, ma in realtà il tempo resta. Siamo noi che passiamo. Passiamo senza vivere davvero. Infatti le persone non hanno paura della morte. La paura più grande delle persone è arrivare alla fine della propria vita e non aver vissuto davvero. Non aver dedicato del tempo alle persone che amano. Il problema è che seppur vivere sia la cosa più semplice del mondo, la maggior parte delle persone sopravvive solamente. Qualcuno un giorno ha detto: la vita non si misura in base al numero di respiri che facciamo. Si misura attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. E se ci pensi, la maggior parte di quei momenti sono quelli che hai vissuto con le persone che ami. Quando hai fatto qualcosa di importante per le persone a cui vuoi bene. La vita ci insegna che in tanti purtroppo non riconoscono quanto una persona sia importante per loro prima di perderla. E non dire che non hai tempo, non è vero. La verità è che ne perdi molto investendole in cose di poco valore. E tu non lo sai, ma in questo momento c'è qualcuno che ha bisogno di ascoltare la tua voce, del calore di un tuo abbraccio, di sentirti vicino. Stacca dalla routine della tua vita e dedica del tempo alle persone che ami. Falle stare bene perché possono dimenticare ciò che hai detto, possono dimenticare ciò che hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.